velocissimamente, quindi usando dei lucidi in maniera molto approssimativa, veloce, poi li lascio su cosa c'è dentro un secondo pilastro, perché insomma di questo si parla, come vedete, molto poco e molto ai margini. Per poi concentrarmi un po' su come queste decisioni del secondo pilastro dentro la PAC condizionano un po' la proposta complessiva. Cosa c'è di nuovo dentro la politica di sviluppo rurale? Prima questione, dagli assi alle priorità. Chi forse ricordate questo tempio greco dei tre assi sostenuti da un grande che era il quarto asse leader, beh questo sparisce. E a posto di questo, competitività, gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppo equilibrato dei territori rurali, i vecchi assi diventano obiettivi nel quadro di Europa 2020 e nascono le priorità. Più giusta questo passaggio, non le sto a leggere, giusto questo passaggio, perché gli assi contenevano delle cose eterogenee tra di loro, anche se gli obiettivi rimangono, e già quando in passati studi avevamo analizzato le politiche di sviluppo rurale le abbiamo spacchettate noi in politiche perché ci sembrava più ragionevole. Alcune misure erano trasversali fra un asse e l'altro, qui invece si riconosce effettivamente l'esistenza di uno spacchettamento degli assi. Beh, ottimo, secondo me è fatto bene questa scelta. Nuovo sistema di integrazione fra le politiche regionali europee. La scelta che era stata fatta in passato era quella che la politica di sviluppo rurale si reggesse per conto suo. Era nato il FEASR, quello era un fondo specifico per lo sviluppo rurale e lo sviluppo rurale dovesse essere qualcosa contenuto all'interno della PAC e del tutto estraneo, o comunque con dei riferimenti lontani, alla politica regionale dell'Unione Europea stessa, quella del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale, eccetera, e gli altri fondi. Adesso no, non c'è più gli orientamenti strategici comunitari specifici per lo sviluppo rurale, c'è un quadro strategico comune che si definisce a Bruxelles per gestire tutti gli assi, tutte le politiche territoriali europee e a livello nazionale si firma un contratto di partenariato che riguarda tutti i POR ma anche tutti i PSR, quindi all'interno di un'unica strategia, secondo me opportunamente. Questo è stato scelto e per questo ogni Stato membro deve costituire un partenariato per implementare anche la politica di sviluppo rurale costituito da tutti quelli che vedete qui, comprese le organizzazioni della società civile, le ONG e gli Stati membri sono responsabili del coinvolgimento di tutta questa partnership. Il partenariato è coinvolto nei contratti, nel progress report e nel monitoraggio e valutazione. Questo risolve un problema che era quello della mancata integrazione fra politiche di sviluppo territoriale nella presente programmazione, dove di fatto c'erano due assi che erano la parte agricola della politica di sviluppo rurale, un altro asse che spesso si sposava con il leader, che era abbastanza separato dai primi due, che era quello della diversificazione, questo teneva in piedi questa impalcatura, poi una grande riga, una barriera e di qua tutte le altre politiche. Quasi che fossero due cose che fra loro non dialogavano, adesso bisogna che dialoghino insieme. Ecco, così me la sono immaginata la politica, anche perché a Bruxelles si fanno politiche non PAC che sono rilevantissime per l'agricoltura, per esempio ricerca, per esempio ambiente, per esempio politica della sicurezza alimentare, politica della salute e così via. Modalità di finanziamento della politica di sviluppo. Allora qui la novità è che i massimali sulle regioni meno sviluppate, in Italia vuol dire 4 regioni, salgono almeno in teoria fino all'85%, nel passato attualmente erano massimo 75% e anche nelle proposte trapelate ad agosto era 75%, è stato corretto questo evidentemente sotto la spinta dei paesi dell'est ai quali piacciono tutte le politiche dove non c'è da metterci i soldi e siccome nel primo pilastro non c'è da mettere i soldi, nel secondo sì, meno soldi anche nel secondo così risolviamo il problema. E questo ha un'implicazione, che non solo i soldi di Bruxelles saranno di più o di meno, saranno di meno, ma saranno ancora di meno se Bruxelles riconosce che il suo cofinanziamento implica un cofinanziamento nazionale più basso, perché se qui da 75 si passa a 85 vuol dire che i soldi che ci metterà Roma in aggiunta saranno meno e quindi il totale sarà di meno. Ci sono invece un'altra novità, è che ci sono meno vincoli. Il regolamento dice che per
il leader va almeno il 5%. Poi in uno strano posto, nel considerando, ci sta un richiamo, almeno il 25% deve andare alle misure ambientali, cambiamento climatico e cose di questo genere. Ma non sta nel regolamento, forse ci andrà a finire, non c'era precedentemente nelle proposte trapelate in agosto, è segno che c'è un dibattito, una pressione in questa direzione, ma in ogni caso c'è più libertà, perché ricordo che sugli assi precedentemente c'erano dei vincoli, 10 più 25 più 10 più 5 già bloccati, quindi in definitiva l'autonomia delle regioni e degli stati membri era nel 50% che rimaneva e il resto era sostanzialmente già predefinito. C'è poi una flessibilità fra pilastri, gli stati membri possono spostare dal primo al secondo pilastro il 10% dei soldi, temo pessimisticamente che l'Italia non ci penserà mai, però ritengo che invece sarebbe molto bene che ci pensasse, ma in ogni modo questa è la mia opinione e dopo motiverò pure perché. Non è definita, come diceva, come faceva vedere già Beatrice Velasquez, la ripartizione fra stati membri, insomma questo è un tema su cui bisognerà ragionare. Ecco, adesso c'è una novità dentro questa questione della definizione delle regioni, perché le regioni si chiamavano competitività, convergenza, vi ricordate? Adesso non si chiamano più convergenza, si chiamano regioni meno sviluppate e in Italia rimangono le solite quattro regioni che vedete in viola. Nelle regioni in transizione nasce questa nuova categoria delle regioni in transizione, che sarebbero quelle tra il 75% e il 90% del PIL medio dell'UE per effetto penso della crisi. Non solo Sardegna e Basilicata ci stanno dentro, erano una in phasing in, l'altra in phasing out attualmente, ma anche Abruzzo e Molise entrerebbero, scendono sotto il, comunque stando sotto il 90% del PIL pro capite, entrano tra queste regioni qui. Le altre sono le cosiddette regioni sviluppate, le vecchie regioni competitività, come si diceva. Alcune novità negli strumenti per assicurare i risultati, performance, framework e premialità. Sono definiti per ogni Stato membro dei critical milestones, traguardi critici nel contratto di partenariato, e il 5% dei soldi di ogni PSR viene messo da parte per finanziare lo stesso, o non si capisce bene se anche altri PSR dello stesso Stato membro che abbiano raggiunto questi traguardi definiti a priori nell'ambito del contratto di partenariato. Ottima scelta, perché insomma serve anche a premiare chi si muove meglio. Poi un'altra cosa importantissima, non dovrò sottovalutare, è la condizionalità esante. Bisognerà dimostrare, rispecchiando una tabella molto complessa, di avere sufficienti risorse umane, assistenza tecnica e iniziative per animare le azioni innovative, approcci appropriati per la definizione di progetti di sviluppo locale, sufficienti capacità per monitoraggio e valutazione. Se questo non è dato, e in Italia spesso non è dato, bisognerà mettere nel partnership contract anche i provvedimenti, e quindi i soldi, per fare in modo che in un paio d'anni queste precondizioni siano garantite. Durata e contenuti dei programmi di sviluppo rurale coprono il periodo dei 7 anni, se ne può fare uno o più per Stato membro, in Italia saranno certamente 21. Problema serio in Italia, 21 PSR su 88 in Europa, vuol dire che un quarto quasi di tutti i PSR d'Europa stanno in Italia. 19 Stati membri fanno un solo PSR, tra questi alcuni, per esempio prendo grandi, la Francia ne fa uno solo per tutto l'esagono, più uno, altri per la Corsica, va bene, i paesi, i territori d'oltremare, cioè voglio dire la filosofia italiana è molto originale, vuol dire che frammenta molto, va bene, l'Italia è diversificata, regionalizzata, eccetera, ma il problema di un coordinamento è cruciale. Altrimenti alcuni ritardi o alcune inefficienze si spiegano anche col fatto che non è uguale avere l'IRRA a Parigi ad assistere il PSR e avere l'ufficio dell'INEA delle Marche ad assistere il PSR delle Marche o l'ufficio dell'OIRPE, la Toscana è ben fornita, ma insomma alcune regioni sono tre funzionari che fanno il PSR quando a Parigi devo fare l'IRRA, 2000 e quanti ricercatori lì dentro, insomma. Quindi è evidente che questa possibilità di aggiungere un national framework
dove gli elementi comuni per il PSR e alcune misure specifiche da includere nei PSR vengano definiti a livello nazionale. Penso, non so, a quella cosa strana, quella bestia strana che è entrata nel nuovo PSR, che si chiama gestione del rischio, che facciamo? Ogni regione va a parlare con le assicurazioni. O immaginiamo una gestione del rischio nazionale, no? È un quadro comune di riferimento per tutto questo. Beh, i contenuti del PSR sono quelli che sappiamo, la novità sono i sottoprogrammi tematici che possono essere contenuti all'interno per le cose che vedete lì. Il menu delle misure sono passate da 40 a 25, molto positivo, utile questa semplificazione, dà più libertà di metterci dentro le cose che si ritengono opportune, definizioni più ampie del passato, con molte belle misure, per esempio per l'organizzazione dei produttori, non è tanto bella quella della gestione del rischio perché sta lì, non perché non sia bella, ma doveva stare nel primo pilastro, cooperazione, trasferimento della conoscenza, eccetera. Queste misure orizzontali, come dire, portano avanti quelle linee d'azione che stanno nel secondo e non nel primo pilastro del vedere l'agricoltura nei suoi rapporti sistemici col territorio e con le filiere. Che senso ha finanziare uno senza domandarsi cosa gli sta succedendo tutto intorno? Io, sia dal punto di vista degli obiettivi dichiarati, sono competitività e beni pubblici in tutti e due i casi. Non vedo come si affronti il problema a livello aziendale e non a livello di sistema, di aziende, o perché la competitività la fai in squadra, o perché i beni pubblici li vedi sul territorio quando fai una fotografia indipendentemente dai confini aziendali. Salto il menu delle misure, sennò sarebbe lunghissimo. Altra novità è il networking e per l'innovazione, la rete rurale europea è confermata, così come la rete rurale nazionale positivamente, credo. Nasce l'EIP, il partenariato europeo per l'innovazione, con lo scopo di animare a livello territoriale la costituzione di gruppi operativi per l'innovazione. Nasce una premialità per l'innovazione e la cooperazione locale, un premio che viene finanziato con 0,5% del fondo del FEAS. La valutazione mantiene il suo ruolo e adesso arriviamo al problema del finanziamento. Perché io fino a qui non vedo niente che non mi entusiasmi. Se si dice critico della PAC, no, questo è un fatto bene. Adesso poi tutto si lima, ma rispetto al primo pilastro, insomma, qui ci hanno lavorato dei personaggi che non avevano i vincoli, come dire, non avevano il fiato sul collo e hanno potuto fare il tesoro di 15 anni di PSR di esperienza fatta ormai in due tornate di politica di sviluppo rurale. Ecco il quadro finanziario, meno fondi, soprattutto se si può dire, allo sviluppo rurale, visto che è meno 12,5, meno 12,9 è quello che succede. Così che lo sviluppo entro il primo pilastro passa da 29,9 a 25,3, il secondo passa da 9,5 a 8%. Meno fondi, quali giudizi? Allora AgriRegione Europa l'ha chiesto ad alcuni economisti agrari e qui ho un riassunto. Scenderà la PAC del 18% in Italia, cosa ne dici? Salvatici, inevitabile, JOS, inferiore alle previsioni. De Filippis, più che accettabile, quello che non è accettabile è che l'Italia sia il paese in gran parte penalizzato, concordo anch'io. Corsi abbastanza ovvio, ma ora urgente spendere con efficienza per i beni pubblici. E va bene, questa c'è pure chi dice pensavo peggio, pensavo che sarebbe stato di più. Adesso queste stesse domande le stiamo ponendo, anzi rispondete, AgriRegione Europa ieri ha mandato un'email con un questionario ai suoi lettori, quindi cerchiamo di vedere poi se la gente che ci legge condivide le posizioni di Giacomini, che Giorgio non ho messo qui, ricordo. Congelamento dei fondi fra primo e secondo pilastro. Quale giudizio? Giacomini, scarso coraggio, di fatto una rinuncia a puntare sullo sviluppo rurale. È anche poco coraggiosa, più sfocata la già ambigua distinzione fra primo e secondo pilastro. Giorgio, sarebbe stato opportuno un aumento di fondi al secondo pilastro. Salvatici, confusione crescente fra gli obiettivi dei due pilastri. De Filippis, ragionevole, l'aumento dei fondi del secondo pilastro avrebbe cozzato con le difficoltà di spesa. Questo l'avrebbe detto anche il mio amico Frascarelli, che io contesto perché vi spiego perché. Perché non è vera questa storia della difficoltà di spesa. A parte che in questi giorni è che si sono spesi tutti i soldi, se fosse in Italia
Ma questa è la situazione in Europa, no? L'esecuzione del budget in Europa, beh, insomma, al 2007-2009 eseguito al nord, nord vuol dire tutti i paesi sopra, diciamo, Irlanda, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, eccetera. Beh, spendono il 75% di quello che avevano disponibile dopo tre anni. Centro spende il 76%, centro è Francia, Germania, Austria e così via. Sud 39%, come est 39%. Qui siamo effettivamente indietro. Ma perché siamo indietro? Siamo indietro perché sotto il 37% ci sta il Portogallo, l'Italia, Bulgaria e Romania, che sono giustificate perché entrate appena nel 2007 nell'Unione Europea, si sono subito trovate a dover gestire una cosa molto meno giustificata l'Italia, ma l'Italia è sola con il Portogallo in questa cosa brutta. E perché l'Italia è sola con il Portogallo? Ah, perché l'Italia, adesso ci sono le freccine che mi entravano dentro, va bene, hanno passato oltre. Perché solo con il Portogallo? Perché alcune regioni italiane non spendono. Guardate un po' come Lombardia spenda, Trento spenda, Veneto spenda, Toscana spenda, anche se siamo appena sotto, ma insomma Marche spendono, Umbria che pure ha un sacco di soldi spende, quindi non è vero che non si riesce a spendere. Alcune regioni effettivamente hanno dei grossi problemi. E io naturalmente condivido la preoccupazione di molti non soltanto su quanto sono capaci di spendere, ma su come spendono, perché i soldi spesi in dicembre per entrare rapidamente dentro una cosa, chissà di che schifo di posti sono andati a finire, e questo naturalmente è una preoccupazione che ho pure io. Come si distribuisce la spesa attuale? Perché adesso fatemi fare un piccolo discorso, vado verso la questione primo, secondo pilastro, la scelta di mettere i soldi come li abbiamo messi. Come si distribuisce? Dove vanno i soldi della PAC oggi? Allora, prendendo i quintili e dividendoli per ettaro, allora, quelli più scuri sono dove vanno i soldi della PAC, dividendo spesa per ettaro e nell'altro grafico spesa per lavoro. Quindi il primo quintile è nero, il secondo quintile è un po' più grigio, il bianco è l'ultimo quintile, quello delle tante province che prendono l'ultimo 20%, e come vedete qua i soldi vanno un po' più precisi, cioè la Val Padana, la polpa e l'osso, vi ricordate con Sidoria? Ecco, lì siamo, la polpa e l'osso, la polpa piglia i soldi e l'osso, se vogliamo dire l'osso cos'è, l'osso dell'Italia, l'osso è questa roba qui, no? Alla Toscana c'è stata quasi tutta, anche dove non è osso, finisce per fare la parte dell'osso perché i soldi finiscono lì. Le Marche per esempio prendono un po' di soldi quando vedi per occupato, perché abbiamo una specializzazione cerealicola spaventosa, quindi una macchina, una persona sopra 200 ettari, e allora quando dividi per ettari vai sopra e quando dividi per persone finisci subito sopra, ma è un'eccezione, vedete, il resto, la regolarità è che la Val Padana prende i soldi. Adesso vediamo, ho dati sulle Marche. Chi sono i beneficiari dei due pilastri? Domanda unica e PSR. Su 42.000 beneficiari in totale, marchigiani, 41.000 prendono la domanda unica, ma 4.600 prendono il secondo pilastro. E i primi si dividono, i primi che a volte sono anche i secondi, si dividono l'83% dei soldi, il 16% va ai PSR. Dove vanno i soldi del pagamento unico? Dove si localizzano? Adesso qui devo spiegare la mia regione, il mare sta da una parte, la pianura è verso la costa, all'interno ci sta la montagna. Ecco, la cosa curiosa che si legge qui, non so se siete bene sulle cose, è che il nero caratterizza non solo le aree più favorite, ma caratterizza soprattutto le aree urbane. Perché? Perché i proprietari dei fondi stanno in città e spesso il loro fondo ce l'hanno a Serra dei Ponti o a Treia, di dove viene Frascarelli, ma vivono ad Ancona, vivono a Civitanova, vivono a Senigallia, e quindi i soldi dello sviluppo rurale, o come si vuol dire, no, dello sviluppo rurale, dei PUA, finiscono nelle tasche di chi sta veramente in città a fare che succederebbe di fronte a un flat, una redistribuzione flat per ettaro? Ecco cosa succederebbe. Ascoli, vedete che è sotto, è perché è orticola, frutticola, come sappiamo bene, la zona più agricoltura intensiva è quella che prenderebbe se si facesse flette, e perderebbe invece se si facesse
qualche dato proprio sui beneficiari, per dirvi, beh, insomma, adesso quando noi parliamo degli agricoltori italiani, beh, qui il 74%, cioè 30.000 persone su 41.000, che si divide l'ultimo 20%, prende in media 742 euro, 31.000, quasi, allora, tre quarti dei marchigiani che prendono soldi dalla PAC si prendono 742 euro in media all'anno, 62 euro al mese, 62 euro al mese. Ieri siamo andati a mangiare, mica bene, benissimo, insomma, e abbiamo speso 90 euro in quattro, non basta per farsi una cena, insomma, questo è quello di cui stiamo parlando quando parliamo di primo pilastro. Oppure stiamo parlando di questi 347 che si dividono l'altro quintile, 50, l'altro quintile, in cui persone giuridiche sono più della metà, qui vedete sono solo il 2%, sono più della metà, e questi qui sono in grandissima parte grosse imprese che non credo, se il principio della competitività è che io ti aiuto perché tu diventi competitivo, poi quando sei competitivo perché ti dovrei aiutare, insomma prendo gli altri soldi. Il PSR fa un'altra cosa, ma adesso andiamo avanti. Ecco, adesso lo scenario adottato. Per curiosità, rileggiamo gli obiettivi della PAC come venivano dichiarati quando si fece quel documento sugli scenari che Beatrice presentava. Incipito, la PAC è di fronte a diverse sfide che invitano l'UE a compiere scelte strategiche per il futuro a lungo termine della sua agricoltura e delle sue aree rurali. Deve essere efficace nell'orientarsi verso queste sfide. E poi dice più avanti, deve contribuire alla strategia UE 2020, crescita intelligente, incrementare l'efficienza nell'uso delle risorse, accrescendo la competitività con l'innovazione. Crescita sostenibile, producendo beni pubblici, liberando il potenziale economico delle aree rurali. Cosa ne avreste dedotto? Io una scelta netta a favore della politica di sviluppo rurale. Almeno ci sia un programma dietro a questa politica, no? Almeno ci sia un programma. Invece il primo scenario, si è messo per far tre, dai. La sostanza era discutere sui due, e il secondo scenario non è che non è stato, come dire, è stato messo, ma ricordo che fin dall'inizio in quel documento dove si dicevano quelle cose che ho letto prima, si diceva, intanto al primo scenario si dedicavano sei parole e al secondo una parola, ognuna al secondo pilastro. Ma poi il secondo pilastro se ne parlava a pagina 10 di 12, come a dire, che miseria, siamo dimenticati il secondo pilastro, allora bisogna che ci scriviamo mezza pagina pure per lui. Era implicito che quella era la scelta e da quella non ci si sarebbe schiodati. Perché? Perché le lobby agricole hanno sempre odiato qualsiasi modulazione, ricordo il Copacogeca che diceva assolutamente no, e perché appunto, come dicevo, i nuovi stati membri non gli piacciono i soldi dove bisogna metterci il cofinanziamento. Una scelta che, negando il suo potere di codecisione, il Parlamento europeo ha di fatto condiviso. Cioè, eppure era arrivata al Parlamento europeo una relazione DES di un liberal bavarese, membro incaricato di fare una relazione, che aveva adombrato l'idea di pensare, ma se facciamo il green, perché nel primo pilastro? Se facciamo la gestione del rischio, perché nel secondo? Perché non mettiamo il green nel secondo con i soldi e tutto, già che lì c'è una politica ambientale, e mettiamo invece le cose nel primo pilastro? Questa idea ha sconvolto da febbraio a maggio il Parlamento europeo, poi quando è arrivata la fine il Parlamento europeo si è accodato alla Commissione annacquando questa relazione e dichiarando chiaramente anche noi siamo per il secondo. Noi comadri, perché poi adesso vedremo dove va il Parlamento europeo quando si tratterà di votare tutto intero il bilancio, e io non sono sicuro che tutti gli interessi siano pro agricoltura allora, finché comadri. Adesso un piccolo esercizio, come dire, per chiarirci le idee. Che differenza c'è tra primo e secondo pilastro? Perché se no stiamo parlando di due cose, uno dice, ma tanto metti i soldi di qua, metti i soldi di là, vediamo che differenza c'è. Io vedo queste, cofinanziamento no, sì. Primo pilastro non moltiplica i soldi, il secondo li aumenta, perché gli stati membri ce li devono mettere. Tipologia di intervento, pagamenti annuali, contratti pluriennali. Trattare l'ambiente, la competitività,
liquidità con pagamenti annuali, secondo voi è appropriato o è meglio un pagamento pluriennale? Gestione centrale UE via AGEA, una volta definito il beneficiario, i soldi vanno direttamente da Bruxelles, tramitano l'AGEA o l'Artea, come si chiama, insomma, chi li vede il beneficiario senza che nessuno. Invece qui vengono coinvolte le regioni nel secondo pilastro, gli stati membri, ognuno deve pensare di fare una politica one fits for all, un'unica misura per tutti, in tutta Europa. Se non vuoi che sia, devi metterla, devi darla alle regioni, devi darla in particolare in Italia, dovrebbe rivendicare questo. Il beneficiario chi è? Io semplifico chiaramente, ma in un caso è l'azienda. In Italia 1.254.000 beneficiari del primo pilastro. Nel un altro caso, io semplifico lo stesso, è l'impresa. 143.000 beneficiari nel secondo pilastro nel 2009. Stiamo parlando di questo. Approccio sistemico, no, l'azienda è isolata dal contesto, nel secondo invece PIF, piano integrati territoriali, e oggi cooperazione, associazione dei produttori, danno il segno di un interesse a muovere verso politiche sistemiche. Adattabile al territorio è una one fits for all, mentre qui si adatta alle specificità territoriali. Selettivo, l'intervento non è selettivo. Nell'altro caso sì, selettivo, c'è un bando, tu fai domanda, entri nelle priorità, ti metti in coda, contrattualizzato, no, solo ecocondizionalità, e poi ecocondizionalità sapete tutti chi la controlla, insomma, per cui bisogna poi vedere quanto è effettivamente green, quello che chiamiamo green. Nell'altra parte, almeno c'è un contratto. Obiettivi chiari? Questo ettaro eligibile che riassume in sé l'obiettivo della competitività, l'obiettivo dei beni pubblici. Io, a casa mia, l'ettaro rappresenta la rendita, quando tu paghi soldi senza capire bene perché, ancorché fossero regionalizzati, ma perché devi dare dei soldi a un ettaro? Cioè, dove sta? Qual è il principio per cui un ettaro prende gli stessi soldi da tutte le parti? Cioè, sono tutti gli ettari uguali? Obiettivi chiari? Assolutamente no. Mirato? No. Nell'altro caso sì, c'è una selezione. A misura? Beh, insomma, un reflet, se non è a misura. E nell'altro? Ecco. Adesso la Commissione ha chiesto 1,05. 1,05. Che vuol dire 1 miliardo e 25 a lire inflazionate, naturalmente, di oggi. 1 miliardo e 25. 0,25. Si sente dire in giro che qualcuno proporrebbe addirittura un taglio dello 0,7-0,8, che non sarebbe una curiosità, perché rispetto al taglio proposto dalla Gang of Six, a quell'epoca, adesso alla Gang of Six si è aggiunta pure l'Italia, la Repubblica Ceca, anche l'Italia, un po' anche per via di quel 6%, ormai è diventata contro la PAC. Perché dare soldi a Bruxelles? Monti forse adesso ha un'altra opinione. Ma insomma, dovesse prevalere, mettiamo che alla fine il compromesso sia 1%, vorrà dire trovare in Europa, questo vorrebbe dire meno 100, 150 miliardi in meno di bilancio europeo, ma sto facendo delle fantasie, intendiamoci, dove si tolgono se dovessimo toglierli? Ecco, questo è il bilancio dell'Unione Europea, dove ci sono due sole politiche dove si può togliere, o qui o qui. E io credo, una è politica di coesione e l'altra è politica agricola. Perché gli altri sono talmente piccoli che non ci ritrovi tu dentro 150 miliardi di euro, ma manco 50 forse, va bene? E quindi il rischio che arrivi una suonata sulla PAC, secondo me, grazie. Ora siamo nel regno della fantasia, ma siccome l'ultima volta che c'è stata una cosa c'è stata poi la decisione di fare un'inter review, ipotizziamo un'altra inter review, io le ipotizzo nel 2016. Nuovo Parlamento europeo, fatte le elezioni in Francia e Germania, magari cambiati pure presidenti e cambiati pure partiti, che ne sai, forse anche in Italia, anzi no, forse, sicuro anche in Italia. Cambiato commissione, non più Barroso, che dell'agricoltura non gliene importa, è diventato un altro che magari... Cholos, secondo mandato, quindi non ha più da lavorare per la riconferma. Quindi una midterm review. Allora, spostare il green, giovani e aree con vincoli naturali dal primo al secondo pilastro, questa è la mia ipotesi.
si tolgono le duplicazioni, si adegua l'intervento alle specificità del territorio e si riconduce in un quadro programmato con obiettivi chiari, interventi e misure. Spostare la gestione del rischio dal secondo al primo, in alternativa si usa la flessibilità. Una cosa che però potremmo dire è perché, visto che in Italia c'è la flessibilità per pilastri, quella gestione del rischio non la paghiamo con la flessibilità fra pilastri, prendiamo i soldi dal primo e ci paghiamo la flessibilità, ci passiamo la gestione del rischio. È impossibile ormai, probabilmente sì, ma non si può dire, proposta mia per la Midterm Review 2016, se ci sarà una Midterm Review. Ecco, se fosse così, la PAC la potremmo immaginare in questo modo, primo e secondo pilastro, con un refocus scenario riabilitato, qualche giudizio conclusivo. Allora, nella politica di sviluppo rurale, aspetti molto positivi, superati gli assi con le priorità, non di misure semplificato, traguardi misurabili e premialità, possibilità di sottoprogrammi tematici, maggiore libertà di scelta nella distribuzione della spesa, enfasi positiva su innovazione, networking, misure orizzontali, flessibilità fra pilastri, che se la usiamo facciamo bene, ma non sono ottimista. Negativi: inopportuno l'inserimento della gestione del rischio nel secondo pilastro, aumento del tasso di cofinanziamento dell'UE nelle regioni meno sviluppate con rischio di ulteriore taglio alla spesa complessiva, consistenti e cresciute duplicazioni di compiti fra primo e secondo, proprio perché si è voluto dire ma facciamo il green. Domanda, ma perché si è voluto fare questa complicazione del green che tanto viene criticata anche da Frascarelli nel primo pilastro? Sotto, a parte la regionalizzazione che tutti temono e che forse va bene, sotto sarà perché poi alla fine, tenendo i soldi nel primo, non spostandoli al secondo, la distribuzione dei soldi, perché questo, Angelo Frascarelli, è la questione cruciale. Fino adesso la PAC è stata riformata, i colori sono cambiati, ma i soldi sono rimasti nelle tasche di quelli che l'hanno sempre presi. Da 20 anni fa, 30 anni fa, gli stessi, le stesse regioni, gli stessi territori hanno contribuito all'ultima. E tant'è che Bruxelles continua a fare i calcoli sulla base di criteri oggettivi, e poi c'è sempre un criterio, come dire, pragmatico, che vuol dire lasciare i soldi dove erano, che finisce per prevalere. Allora tu mi devi fare vedere la figura di dove sono distribuiti i soldi, no? Di come gli abbiamo cambiato nome alla distribuzione dei soldi per lasciarli nelle stesse tasche. Allora, va bene, il difetto sovrastante, i riformatori della Commissione hanno optato per la conservazione, cioè mantenere e consolidare i pagamenti diretti, sia pure spacchettati e riformati come misura cardine della PAC, interrompendo un processo che, puntando sul secondo pilastro, avrebbe potuto rendere accettabile un più graduale smantellamento del primo, e questo condiziona non solo la politica di sviluppo rurale, ma la stessa qualità complessiva della proposta della riforma della PAC 2014-2020, perché mica ce la dobbiamo raccontare fra di noi, la dobbiamo andare a raccontare ai contribuenti europei che tirano fuori i soldi per questa roba, e bisogna loro convincerli che questa è una buona politica e che è meritevole, e li possiamo abbindolare un po' col green, ma poi alla fine mica tanto. Il decoupling si regge a lungo termine? Io ricordo che l'introduzione dei pagamenti diretti era come soluzione transitoria per realizzare il pieno disaccoppiamento senza penalizzare nell'immediato gli agricoltori. Nella transitorietà stava la giustificazione, ma dopo la transizione è fondamentale trovare un legame chiaro e inequivoco, chiamiamolo accoppiamento, chiamiamolo come ci pare, tra spesa pubblica e obiettivi, Il proposto riaccoppiamento di fatto con lettera leggibile non risolve il problema. Concludo dicendo che non si è puntato sulla politica di sviluppo rurale, nonostante risponda meglio agli obiettivi, si integri di più, nonostante integri regioni e attori locali, e chiami in causa le regioni che in Italia sono i protagonisti della politica agricola e della politica territoriale, nonostante moltiplichi i fondi disponibili e nonostante in essa gli obiettivi di una politica mirata a obiettivi specifici a meglio messa in pratica. Ci vuole un programma.